Benvenuti a Buone Cose, guardate che sfondo meraviglioso alle nostre spalle, saranno anche loro, Zamponi e Cotechini, i protagonisti della puntata. Sì, lo so, ok, c'è anche il salame, va bene, ma questa è la battuta iniziale, poi non le facciamo più. Parleremo in questa nostra puntata appunto di Zamponi e di Cotechini, parleremo di come poterli anche gustare, quindi inizieremo anche a parlare naturalmente del Natale, ma a inizio puntata facciamo un po' il riassunto del nostro viaggio estivo alla scoperta di come il Consorzio della Bonifica Burana ha attuato alcuni progetti legati al PSR, il Piano di Sviluppo Rurale, e lo facciamo come sempre dopo il nostro primo titolo. Benvenuti dunque a Buone Cose, come vi abbiamo anticipato nel nostro sommario, oggi iniziamo questa nostra puntata parlando di natura, ambiente, ma anche di storia. Allora vi presento subito il nostro ospite che è Claudio Battaglia, Consorzio della Bonifica Burana, bentornato Claudio a Buone Cose. Storia, perché in che luogo ci troviamo? Questa è una sala particolare, è ricca di storia. Sì, effettivamente questa è la sala e nell'ala del consorzio che è dedicato un po' alla storia del consorzio, che è secolare. Qui abbiamo raccolto qualche cimelio, il quadro del senatore Mangilli, del senatore Genala e qualche altro quadro molto interessante. Qui si riunisce il comitato amministrativo per prendere le decisioni più importanti che riguardano la vita del consorzio, ovviamente. Ok, allora noi siamo venuti qui perché vogliamo tirare un po' le somme su quello che abbiamo fatto quest'estate, che vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate di Buone Cose. PSR, Piano o Programma di Sviluppo Rurale. Perché lo abbiamo seguito? Perché quest'estate, insieme a Claudio, abbiamo fatto un po' di gite in Appennino, gite lavorative logicamente, per andare a vedere che cosa stava facendo il Consorzio della Bonifica Burana in alcuni luoghi particolari dei nostri monti, cioè dove si verificavano problemi con frane, dissesto idrogeologico. Quindi insomma la natura c'entra molto, perché la natura fa il suo corso e crea mutamenti e cambiamenti. L'uomo interviene per cercare di salvare quello che si sta utilizzando in quel determinato luogo dove avvengono questi cambiamenti, ad esempio insomma crepe in stalle, campi dissestati con movimenti franosi che non riuscivano a combinarsi bene con l'agricoltura e con la coltivazione. Ho fatto un po' di riassunto generale. Uno dice però, allora, perché l'uomo deve andare a contrastare quello che fa la natura? Perché se un campo in Appennino frana, poi l'acqua scende verso valle e può provocare problemi fino alla pianura. Detto tutto giusto, Claudio? Corretta la sintesi? Hai detto tutto giusto, lasciando intendere la parola più importante, che è quella che ci riguarda, che è sicurezza e prevenzione. Il consorzio fa proprio questo. Ma questo lo doveva dire Claudio, non potevo dirlo. Grazie Stefano. Il consorzio cerca di agire secondo questi due principi, tutto è incentrato su questo, sicurezza e prevenzione. Sicurezza in montagna vuol dire sicurezza anche per la pianura, prevenzione dai fenomeni franosi, e di questo dobbiamo ringraziare la Regione, che ci ha messo a disposizione una buona quantità di finanziamenti e noi siamo riusciti a metterli a terra. Siamo molto soddisfatti di questo, noi ma anche gli altri stakeholder, cioè le altre persone interessate, che non sono solo gli agricoltori ma sono anche le persone che vivono in Appennino e gli amministratori. Oggettivamente siamo riusciti a intervenire grazie a questi finanziamenti regionali per preservare la montagna e fare in modo che la montagna e chi ci lavora, chi ci abita, possa trovare le condizioni ideali per rimanere in Appennino. Allora, facciamo una cosa, cominciamo proprio così questa nostra chiacchierata riassuntiva di quello che abbiamo fatto, facendo parlare alcune delle persone volentieri che abbiamo conosciuto durante queste puntate, proprio per ricordarci i loro volti, il loro lavoro, la loro passione, il loro attaccamento alla montagna. Sì, noi siamo i manutentori della montagna, certo, perché ci sono rimasti in pochi e quelli che sono rimasti lottano tutti i giorni per
cercare di mantenere il nostro territorio. E chiaramente insieme ai geometri e agli ingegneri di Burana abbiamo studiato un attimo il terreno, hanno fatto drenaggi che partono dai fianchi della stalla e proseguono fino al torrente a Rio Vesale, e devo solo dire grazie, perché io altrimenti non sarei stato in grado con i miei guadagni di fare un intervento di questo tipo. Stava venendo giù una frana, c'era della gran terra che quasi ricopriva la parte del retro della stalla dove io metto i miei capi di bovini d'inverno, e quindi abbiamo chiesto aiuto. Qua è proprio su dove c'era la frana una volta, certo. Lì di fianco, mi ricordo anni fa che c'era venuto lo stacco, pochi metri dalla stalla, e non è una gran bella cosa. Ah no, assolutamente. Facendo quei lavori lì sono cose che mettono molto in sicurezza e si è più tranquilli, ecco, per sai, aver fatto i fabbricati lì sopra, con quello che è costato, certo. È importante che sia messo in sicurezza. Ma io fino a qualche anno fa non facevo questo lavoro, quindi la vocazione può venire, più che altro sono la passione, quello che gli animali comunque ti trasmettono in ogni giorno. Ecco, allora già c'è stata una risposta al domandone che è: ma chi ve l'ha fatto fare? Anche perché voi siete un'azienda di famiglia, giusto? Noi, il mio marito era già esistente come azienda agricola e io sono subentrata appunto 5 anni fa, ero rimasta senza lavoro e ho deciso di dargli una mano, e dopo sono diventata padrona di un'altra azienda. E che comunque facciamo bovini per latte, per il parmigiano reggiano. È tutta una catena comunque. La montagna è una cosa che se non è curata bene diventa pericolosa in tutti i sensi, come incendi, poi anche come frane, come cose, certo. È tutta una serie di che se uno non ci può credere finché non prova, che lasciare incolto il terreno cosa rischia. I fondi ci vogliono, i lavori vogliono fatti con intelligenza, e il Burana è un organo che lavora veramente bene, perché secondo me sono il top dei top. Bene, allora Claudio, i diretti interessati, gli stakeholder, tutti soddisfatti del lavoro che sì, insomma... decisamente sì, abbiamo fatto un buon lavoro e hai visto che passione che trasmettono nel loro lavoro. Ma questi sono interventi straordinari, la nostra quotidianità continua e prosegue tutto l'anno. Certamente, interventi straordinari che insomma si ripercuotono però, come dicevamo, dalla montagna alla pianura, perché è iniziato l'inverno, abbiamo già visto qualche torrente che porta acqua dai monti, che si è ingrossato con le piogge, il Cimone è già imbiancato bianco dalla neve, il Cimone che è la vetta più alta dell'Appennino Tosco-Emiliano, insomma quando lo vedi con la neve ti dà l'idea proprio che l'inverno è arrivato o è alle porte, visto che là siamo a 2165 metri rispetto a quota zero o giù di lì della pianura. È pronto il consorzio di bonifica? Il consorzio di bonifica è pronto, agisce in prevenzione, ha già fatto tutti i suoi sopralluoghi, ha già fatto tutti i suoi interventi, anzi è già in anticipo rispetto a quello che è il programma 2022 dei progetti del PSR, di cui dopo vi do un attimo il resoconto, perché certo, dobbiamo parlare anche di numeri, perché adesso si parla tanto, ma vogliamo vedere anche i numeri, e noi li dimostriamo sulla carta, ma anche andandoli a vedere, perché ci sono i cartelli che fanno vedere dove sono stati fatti gli interventi. Allora, diamo qualche numero in senso buono. Certamente. Allora, i 13 progetti che avevamo previsto come finanziamento della prima tranche in montagna sono stati tutti eseguiti e conclusi. Quindi siamo solo in una fase che si può fare adesso di rendicontazione, cioè andiamo a mettere insieme tutte le fatture e chiediamo il rimborso alla Regione. Gli altri 29 progetti della tornata 2022, due sono già stati fatti. Sono quelli che sono più in alto, quindi i due interventi di Casteldaiano e Lizzano in Belvedere li abbiamo già conclusi. Sì. Altri 10 sono già stati affidati, mentre i 17 sono in fase di affidamento dei lavori. Questo però ci permette già di togliere quei mesi che ci porta via la burocrazia, per poi arrivare alla bella stagione, poter intervenire celermente su quello che è il nostro programma.
è logico che in Appennino lavori molto meglio in primavera avanzata e in estate, rispetto che certamente in questo sì. periodo dove sì, se nevica ne viene ancora tanto, quando nevica ho capito. Beh, insomma, allora, tanta soddisfazione, tanto impegno e tanti riconoscimenti, come abbiamo visto anche appunto dalle persone. Ed è stato bello andarle a conoscere quest'estate mentre c'erano i lavori. Gratificante, veramente conclusi. Gratificante poter conoscere queste persone che loro, col loro modo di fare, col loro modo di essere, offrendoti anche quel bicchiere d'acqua, ma si vede proprio che sono soddisfatti del lavoro che abbiamo compiuto tramite le aziende, le imprese della zona, e che abbiamo fatto proprio un intervento di cui vedevano la necessità sì. e che loro non erano in condizioni di fare. Questo serve il consorzio di bonifica. No, no, certo, certo. E anche pensare che, vabbè, insomma, con tutto lo spazio libero che c'è, perché andare a intervenire proprio in quel campo che stava franando, ma l'agricoltore può andare da un'altra parte? No, insomma, è giusto intervenire dove c'è il problema ed è giusto andare a risolvere questo problema alla radice, mi verrebbe da dire, no, proprio sottoterra in questo caso. Ovviamente. Ovviamente siamo sempre intervenuti in base ai criteri regionali, cioè abbiamo dovuto rispettare quelli che erano i dettati della regione, sono stati individuati per tempo quali erano gli interventi prioritari, è stata fatta una graduatoria e da quella graduatoria, in cui i nostri progetti sono finiti molto in alto in graduatoria, sono stati tutti finanziati per importi molto importanti. Ricordo i numeri, 1.400.000 la prima tranche, 3.400.000 la seconda tranche. Sono interventi che ci fossero più spesso e riusciremmo a salvaguardare molto meglio la montagna. Bene, diciamo che questo lo scriviamo nella letterina a Babbo Natale, visto sì. che siamo a due passi anche dalle festività, questa potrebbe essere la letterina. Beh, perché no? Perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché non potrebbe veramente intercettare questi finanziamenti e intervenire in queste zone franose di cui abbiamo tanto tanto bisogno. No, è vero, è vero. Allora, Babbo Natale, pensaci tu, poi ai lavori ci pensa, come abbiamo visto, il sì. consorzio della Bonifica Burana. Io ringrazio molto allora Claudio Battaglia per essere rimasto insieme a noi nel corso di questa puntata a ricordare in inverno le nostre gite estive a spasso appunto per i monti alla scoperta delle brave persone che anche in questo caso hanno fatto le buone cose in Appennino. Grazie ancora Claudio, tanti auguri di buone feste. Allora, visto che grazie a Stefano, grazie a tutti i telespettatori e un augurio da parte del consorzio della Bonifica Burana. Certo, e noi comunque ci rivedremo anche il prossimo anno, perché io devo scrivere la lettera a Babbo Natale, visto che l'anno scorso non mi avete fatto guidare le ruspe, perché con il 2022 insomma mi piacerebbe anche un po' essere impegnato, no? Non soltanto a riprendere, a documentare, ma anche a fare le cose, perché Certo Stefano, la ruspa non penso che avrai mai la capacità di usarle, perché serve una certa manualità ed esperienza. Però il trattore l'ho guidato. Il trattore è una cosa diversa, ma il trattore non con la bara falciata okay, e tutto il resto. Sì, insomma, sì, ok. Va bene, no, allora chiudiamo qui questo discorso, perché state lì, torniamo tra poco, le buone cose continuano.